Venezia, capitale della Costa Azzurra, è oggi tra le mete turistiche più ricercate d'Europa. 3 milioni di visitatori all'anno, più della metà dei quali in provenienza da tutto il pianeta. Ampiamente aperta sul suo passato, Nizza, quinta città di Francia, lascia trapelare ovunque il suo attaccamento storico al Mediterraneo. Nel momento in cui le grandi metropoli europee perdono a poco la loro autenticità, la capitale della Costa Azzurra ha saputo preservare il suo animo profondamente latino. Nizza Vecchia, cuore storico della città, resta oggi il luogo d'incontro più animato, che ha saputo coltivare attraverso le epoche un'incomparabile dolcezza di vivere. Qui le orme sarde e liguri colorano piazze e stradine dai mille giochi di luci e ombre, in cui si affiancano boutique, gallerie e atelier di artisti. Nel corso della sua esistenza, Nizza la Bella ha saputo integrarsi al suo ambiente naturale. Oggi la capitale della Costa Azzurra è considerata come una delle città più verdi d'Europa. 300 ettari di spazi verdi, più di 70 giardini, 150 fontane e bacini procurano a quest'angolo privilegiato del Mediterraneo un ambiente di vita straordinario. Nizza si è munita da alcuni anni di un parco tematico unico nel suo genere. Vi si possono scoprire più di 2.000 specie vegetali che circondano una serra piramidale di 7.000 metri quadri, la più grande d'Europa. Il Cours Aléa è il simbolo stesso di una certa arte di vivere. Attorno al celebre mercato dei fiori, uno dei più pittoreschi di Francia, e lungo le bancarelle di frutta e verdura, la città vive sin dal mattino in un ambiente tipicamente provenzale. Qui, a passeggio tra bancarelle ricche di meloni, di fichi e di uva, i curiosi possono inebriarsi a volontà con i mille sentori di miele e di spezie. Il Cours Aléa è anche lo spettacolo permanente di una folla alla ricerca di insolito. È lo spettacolo dei tavolini dei bar, dai tendoni scintillanti e dei ristoranti tipici, in cui si può scoprire la vera cucina nizzarda con i suoi piatti soleggiati. A Nizza, l'arte di vivere si prolunga, giunta la sera, quando la Baie des Anges splende di mille luci. Una nuova vita comincia, la città vecchia ha un secondo soffio. Cours Aléa si trasforma in un'ampia piazza gastronomica e alcune stradine più in alto, nell'ambiente ovattato della città vecchia, i visitatori della sera si ritrovano attorno ai tavoli per il primo atto di una lunga serata propizia alla festa. A Nizza tutto è pretesto per incontrarsi. Le buone tavole non mancano, i ristoranti di alta gamma si contano a bizzeffe e gli appassionati di pesce e frutti di mare possono soddisfare ampiamente i loro desideri. Nizza è l'immagine sfolgorante della Riviera mitica, con le sue sale da gioco e i grandi show all'americana. Anche l'immagine di una riviera, vetrina prestigiosa dei must e della moda ampiamente presente attraverso i più grandi nomi della haute couture. Nizza si è arricchita man mano delle varie correnti che hanno contrassegnato la sua storia. Il patrimonio religioso è onnipresente, non soltanto con le splendide chiese barocche, che sorgono un po' ovunque nella città, ma con la maestosa chiesa russa, la più imponente d'Occidente. Il cuore del XIX secolo è stato per Nizza il punto di partenza di una creatività architettonica e culturale intensa. Nobiltà e personalità facoltose si erano date alla costruzione di palazzi maestosi ed hanno ispirato un periodo un po' folle che ne fa oggi una vera e propria vetrina dell'architettura universale.
Nizza è la città col maggior numero di musei in Francia dopo Parigi. Una ventina di musei e di gallerie d'arte propongono mostre permanenti ed itineranti. Nel Museo di Arte Moderna e Contemporanea, uno dei più belli d'Europa, vi sono opere importanti della scuola di Nizza. Il Museo Matisse consente di scoprire numerose creazioni del pittore, mentre il Museo Chagall riunisce la più importante collezione permanente dell'artista. Nizza è sempre stata un luogo di feste e di grandi avvenimenti. La celebrazione del Carnevale, con 15 giorni di un ambiente indescrivibile, è la più importante manifestazione della Costa Azzurra. Altri appuntamenti popolari animano le quattro stagioni di un anno e che si conclude nell'ambiente fatato di un paese natalizio. Per tutto l'anno, spettacoli e grandi avvenimenti artistici costellano l'agenda culturale di questa città tradizionalmente dominata dalla musica, una città fonte di ispirazione in cui hanno vissuto tanti artisti rinomati come Berlioz, Verdi e Paganini. La capitale della Costa Azzurra occupa anche un posto di primo piano tra i grandi appuntamenti sportivi. Oggi, con la semimaratona, Nicaia e il triathlon, Nizza è ampiamente presente nel calendario sportivo internazionale. Con il panorama grandioso della Baie des Anges, la capitale della Costa Azzurra è una delle più celebri stazioni balneari nel Mediterraneo. I 7 chilometri di spiaggia che costeggiano la mitica Promenade des Anglais hanno ampiamente contribuito da più di un secolo alla fama di questo luogo magico. Inverno come estate, Nizza vive in simbiosi con il mare. Il clima straordinario di questa regione privilegiata, con una media di 250 giorni di sole all'anno, consente di praticare quasi sempre gli sport nautici più graditi.